Cari fratelli, cari amici, da questo luogo santo lancio un accorato appello a tutte le persone e le comunità che si riconoscono in Abramo. Rispettiamoci e amiamoci gli uni gli altri come fratelli e sorelle. Impariamo a comprendere il dolore dell'altro. Nessuno strumentalizzi per la violenza il nome di Dio. Lavoriamo insieme per la giustizia e la pace. Salam. Salam. Era lunedì 26 maggio, Gerusalemme, spianata delle moschee o Monte del Tempio. Terra Santa la chiamano, figli di Abramo. Povero Abramo se vedesse come si scannano i suoi figli. Ma d'altronde la moschea Al-Aqsa, quella che abbiamo visto nelle immagini, e prima il Tempio di Salomone, sorgono sul luogo del sacrificio di Isacco. Bentornato a padre Giuseppe Scattolini. Grazie. 75 anni di Pinzolo, quindi Trento, Trentino, missionario comboniano. Grande studioso di Islam, vive al Cairo dove insegna, mi pare che insegna anche a Roma. Al Pisai. Al Pisai, che è il Pontificio Istituto di Studi Arabi. Voglio andare subito al dunque con lei, perché per fortuna in televisione finalmente abbiamo uno che ne sa di Islam e che non parla a vanvera, cosa rarissima al giorno d'oggi, perché c'è in giro un sacco di cialtroni che parlano di cose che non conoscono. Abbiamo invece padre Scattolini, molto stimato dagli stessi islamici, dagli stessi studiosi islamici. Andiamo subito al dunque, a partire dalle parole di Francesco. Questo rapporto, questo legame, questo nesso tra violenza e religione, e chiamiamola anche per nome questa religione, tra violenza e Islam, perché tante cose succedono che ci fanno fare questo legame. Come mai? Come mai c'è questo legame che sembra non sciogliersi? Beh, intanto, prima di tutto... So che è una domanda impossibile, però... No, una domanda è reale, è chiaro. Ma prima di tutto vorrei ringraziare intanto di essere stato invitato a condividere un po' alcune riflessioni, in particolare su questa preghiera che il Papa ha detto lì nei luoghi santi, che credo sia molto importante perché sottolinea un aspetto che molte volte, secondo me, mi pare è dimenticato, cioè che queste tre religioni, il giudaismo, il cristianesimo e l'islam, hanno origine in Abramo. Quindi il riconoscere le comuni radici, quindi il monoteismo di Abramo, comune a tutti noi, come dice il Papa, ci dovrebbe fare fratelli, unire insieme. Purtroppo la storia è concreta, è stata una storia di violenza da tutte le parti, diciamo, fondamentalmente. Personalmente io credo che uno dei motivi è che sì, abbiamo una fede comune, ma dimentichiamo che la religione non è semplicemente un modo di essere esterno, esteriore, una professione esteriore della fede, ma è un cambiamento del cuore. E direi che oltre al fatto del monoteismo, cioè della fede nel Dio unico, occorrerebbe trovare altri aspetti comuni. E per me quattro sono altri aspetti comuni che possiamo condividere e che credo siano molto importanti appunto per evitare di scendere all'uso della violenza. Ci sono quattro caratteristiche, qualità comuni al Dio in cui crediamo. Primo, la misericordia. Tutti, ebrei, cristiani, musulmani, credono che la prima qualità di Dio è la misericordia.
Secondo, l'amore. È un Dio che ama, che vuole la vita, non la morte. Terzo? Terzo, la giustizia. È un Dio giusto. E quarto, la pace. Se noi avessimo... Misericordia, ripetiamoli, misericordia, amore, giustizia e pace. Questo... Quindi non è questione di Dio cattolico, Dio islamico, no. Dio degli ebrei. È il Dio della misericordia, cordia, dell'amore, della giustizia e della pace. Fermiamoci un attimo qui, voglio incalzarla un po'. È vero che ci sono sure del Corano, cioè capitoli del Corano che incitano la violenza? Il Corano si può interpretare o va preso alla lettera? Ok, però mi faccio concludere sì. Prima. La storia di violenza significa che noi, figli di Abramo, non abbiamo seguito Abramo, la fede di Abramo, e l'abbiamo applicata secondo i vari interessi del momento. Ed è lì, purtroppo, allora vengo alla sua domanda ora, i testi sacri come, cioè una questione importante si pone per tutti, come interpretare i testi sacri, la Bibbia per noi, prima di tutto per gli ebrei, per noi, i cristiani, e il Corano per i musulmani. Che criterio abbiamo nell'interpretare questi? E lì evidentemente entriamo, secondo me, in un problema molto difficile, è chiaro, ma essenziale, è inevitabile. E l'interpretazione, adesso concretamente, del Corano, vediamo che nel mondo islamico sono stati scritti, prodotti moltissimi commentari del Corano. E naturalmente qui è il punto di vista importante, cioè qual è il contenuto vero del Corano? È semplicemente un insieme di norme esteriori o prima di tutto una educazione interiore alla fede e alla misericordia? Io credo che su questo punto ci sarebbe molto da discutere, anche con i nostri, anche lì in Egitto con molti dei miei amici musulmani ne discutiamo. Che cos'è l'essenza della religione? L'essenza della religione sono forse semplicemente le pratiche esteriori, come per esempio adesso per il mondo islamico è incominciato il mese di Ramadan. Da una settimana più o meno, sì. Sì, circa una settimana ora. Questo mese, che dovrebbe essere un mese di purificazione spirituale, è veramente tale? Di digiuno, di preghiera, quelle di sono elemosine. Le pratiche che aiutano, ma se non c'è la trasformazione interiore, io in un testo sufi famoso, il maestro al suo discepolo che è andato a fare il pellegrinaggio, un altro dei fondamenti dell'Islam, e torna, gli fa la domanda: ma sei cambiato, hai fatto il sacrificio, ma hai sacrificato te stesso? Se non è arrivato questo, la certo. Pratica esteriore è vuota. A proposito di esteriorità, lei in un'intervista molto bella che ha rilasciato settimana scorsa Lucia Capuzzi di Avvenire, proprio all'indomani della strage dei copti in Egitto ad opera dei terroristi islamici dell'ISIS, ha detto che il fondamentalismo si combatte sul fronte del pensiero, quindi bisogna veramente metterci un po' la testa su questo che ci sta dicendo. E poi ha detto un'altra cosa molto interessante che mi permette di lanciare un altro piccolo video che ci aiuta a riflettere. Gli estremisti sono abilissimi nel farsi propaganda, questi estremisti. Però c'è qualcuno nel mondo islamico che prova a combatterli sul loro terreno. Zain, che è una compagnia telefonica del Kuwait, ha trasmesso uno spot tipo la nostra pubblicità Progresso. Proviamo a vederne un pezzetto e poi torniamo in studio. سأخبر الله بكل شيء بأنكم ملأتم المقابر بأطفالنا وكراسي المدارس فارغة وأشعلتم الفتن ونسيتم مصابيح شوارعنا مطفأة والله أعلم بذات الصدور
أشهد أن لا إله إلا الله يا قادما بالموت وهو خالق الحياة أشهد أن محمدا عبده ورسول الله مسامح pace, amore, misericordia, sono tornate alcune parole che prima ci diceva anche Padre Giuseppe, però siamo nella propaganda ancora, propaganda positiva, pubblicità positiva contro propaganda negativa, è un gioco a somma zero nel senso che siamo ancora troppo in superficie o è un segnale incoraggiante che ci sia uno spot del genere che ha avuto anche molte visualizzazioni su YouTube fatto da musulmani per musulmani? Anche se una compagnia telefonica, c'è sempre anche un ritorno di immagine, di interesse, ma è un segnale oppure bisogna andare un po' più a fondo? Beh, io direi prima di tutto è positivo che ci sia, che mostra le vittime della violenza che respingono, diciamo, l'uomo violento semplicemente annunciando quello che c'è, che sono i contenuti fondamentali della vera religione. Ci siamo sempre nella dialettica tra esteriore e interiore, che è molto importante anche nell'Islam e soprattutto nei Sufi, nei mistici, perché diranno sempre compiere gli atti esteriori di religione se non c'è il contenuto interiore, che fondamentalmente, abbiamo detto, la misericordia, l'amore, la giustizia e la pace, rende inutile gli atti esteriori. Quindi questo è importante. Adesso calcolare quanto influsso c'è, vorrei anche segnalare un altro prodotto, diciamo, di questa contropropaganda, cioè propaganda contro la violenza. In Egitto c'è un film che ha fatto molto successo, Maulana, che presenta appunto un uomo colto islamico, un dotto della legge, che rifiuta con argomenti alla portata di tutti gli argomenti che i fondamentalisti portano per sostenere la violenza con la religione, perché quello è il problema fondamentale, disgiungere, di sciogliere questo nodo da violenza e religione. E secondo me, mi permetto di dire, un ruolo fondamentale lo giocano le donne, ed abbiamo visto anche un po' in questo video, perché credo che ci sia una questione fondamentale per quanto riguarda i paesi dell'Islam del ruolo delle donne da questo punto di vista. Sì, cioè, non so cosa ne pensa lei, e non abbiamo neanche il tempo, purtroppo, le dico anche, di poterlo approfondire, però, perché adesso c'è la pubblicità a proposito di propaganda che incombe, però la donna credo che sia molto ruolo, importante. Senz'altro, perché da un certo punto di vista, diciamo, socialmente è stata sempre limitata un po' nella sua possibilità di esprimersi, ma direi che la questione va molto più a fondo, come diceva prima, occorre in un certo senso una nuova esegesi coranica. Perché l'esegesi del passato si attaccava oppure si appoggiava su dei presupposti anche culturali del passato, per cui si è fissata un po', e questo non è un discorso nuovo, è dall'Ottocento che molti musulmani invocano quello che chiamano, un linguaggio un po', come dire, colorito, riaprire la porta dell'interpretazione. Questi salafiti si fissano a un'interpretazione del passato, interpretazione che ormai in molti punti di vista non letteralista e non sta più all'altezza della nuova situazione. Ci fermiamo un attimo, purtroppo ci tocca farlo, propaganda, pubblicità, chiamatela come volete, torniamo subito dopo e continuiamo a parlare di zelo, di persecuzioni, di Islam, di cristianesimo. Va bene. Aveva quella dimensione mistica dell'incontro con Gesù.
Persecuzione, annuncio, testimonianza, lettera, spirito, interiore, esteriore. In una sola parola, Paolo di Tarso, sempre in movimento, nemmeno le catene lo fermano. Sentiamo come ne ha parlato oggi il Vescovo di Roma, Santa Marta. Quello che fa di più è la predicazione, no? Quando è chiamato a predicare e annunciare Gesù Cristo, è una passione di lui. Non è seduto davanti alla sua scrivania, no, lui è sempre in moto, sempre portando avanti l'annuncio di Gesù Cristo. Aveva dentro un fuoco, uno zelo apostolico che lo portava avanti. Non si tirava indietro, sempre avanti. E questa è una delle dimensioni che li porta a difficoltà, davvero. No? E lo Spirito ispirò Paolo un po' di furbizia e sapeva che non erano uno, che fra loro c'erano tante lotte interne. E sapeva che i Sadducei non credevano nella resurrezione, che i Farisei credevano. E lui, un po' per uscire di quel momento, disse a gran voce: fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei, sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti. Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra i farisei, i sadducei e l'assemblea, perché i sadducei non credevano, e questi che sembravano essere uno si sono divisi tutti. Una volta lui dice che è portato quasi al settimo cielo nella preghiera e non sapeva come dire le cose belle che aveva sentito lì. Ma questo lottatore, questo annunciatore senza fine di orizzonte, sempre di più, aveva quella dimensione mistica dell'incontro con Gesù. La forza di Paolo era questo incontro col Signore che faceva nella preghiera, come è stato il primo incontro sul cammino a Damasco quando andava a perseguitare i cristiani. Paolo è l'uomo che ha incontrato il Signore e non si dimentica di quello. E si lascia incontrare dal Signore e cerca il Signore per incontrarlo. Uomo di preghiera. Fantastico. Paolo, prima persecutore, ammazza i cristiani, sembra appunto di rivivere quello che è successo settimana scorsa in Egitto, no? Questi terroristi islamici, questi estremisti, non so come chiamarli, che fermano un autobus di pellegrini copti, salgono e chiedono: rinuncia alla tua fede e fatti musulmano, se no ti ammazziamo. Quelli dicono di no e vengono tutti uccisi. Sembra quasi quello che faceva Paolo prima della famosa conversione. E poi questo Paolo invece è uomo di preghiera. Volevo chiederle, ma se fosse proprio la preghiera a fare la differenza tra le religioni, ma non nel senso tra cristianesimo e islam, ma tra dentro le religioni, tra chi è vero credente e chi è adoratore di Satana? Se fosse la preghiera, proprio ripensando alla figura di Paolo, o no? Perché lei prima parlava anche di mistica, di interiorità, o è troppo facile? Ma vorrei continuare appunto questo discorso, perché il Papa sottolinea sì la preghiera alla fine, ma parla prima di tutto di un incontro personale. Certo. E vorrei proprio esprimere dal punto di vista del sufismo, dei sufi, dei mistici islamici, che anche loro pongono l'esperienza personale alla base del comportamento. Paolo si mosse, come dice il Papa, perché si è incontrato con Cristo in modo vero, reale. C'è un tipo di preghiera che è solo recitazione, c'è un tipo di preghiera che invece è vivere una realtà. E questo... E come si fa a distinguerle? Dai frutti. Come dice il Vangelo, dai frutti riconoscerete sì, l'albero. Ma tutto, anche il Corano. Anche il Corano dice ma così. Certo. Perché? Perché se hai sperimentato la realtà, esprimi la realtà.
Per quello i sufi, anche all'interno dell'Islam, molte volte sono perseguitati, appunto perché di fronte a dei musulmani che vivono la loro religione in modo puramente esteriore, giuridico, eccetera, ma non hanno l'esperienza interiore di Dio. Ricordiamo qui anche il grande martire sufi che forse è conosciuto, Al-Hallaj, che è stato ucciso perché ritenuto eretico per il fatto che esprimeva un'esperienza reale che ha avuto con Dio, al punto da essere quasi identificato con lui. E questo linguaggio non suonava bene per, diciamo, l'Islam formale giuridico. Quindi e quello è il problema attuale, comunque anche nel passato, nell'Islam, tra questa L'Islam forma ha bisogno di una riforma esteriore, da questo punto di vista. Certo. Come anche il cristianesimo ha avuto bisogno. C'è bisogno di una riforma dall'interno, prima di tutto. Io vedo nel sufismo buona parte di questa riforma quando sottolinea i valori importanti, come abbiamo detto. Uno non può essere né un vero ebreo, né un vero cristiano, né un vero musulmano se non ha questi valori di fondo della misericordia, amore, giustizia e pace. Tutto il resto è vuoto se non sono questi valori. Quindi è importante sottolineare questo. Purtroppo anche adesso, attualmente, l'Islam è un po', come dire, dominato in gran parte da questo pensiero fondamentalista, che, come vediamo, della religione prendono solo alcuni precetti esteriori, ma non vanno nella profondità dell'esperienza religiosa, là dove un essere umano, qualunque sia, si incontra per l'Islam con Dio, il clemente misericordioso. Può il Dio, il clemente misericordioso, accettare una persona che è senza clemenza e misericordia? Fare una bestemmia, è una più che un atto di fede. Questo è il discorso di fondo. Temo che sia la sete di potere che gli uomini attribuiscono a Dio e che invece è degli uomini. Beh, quello si sa che la religione molte volte, il dramma, è manipolata dal potere, soprattutto potere politico, potere di interessi di vario tipo, economico, eccetera, per cui il cammino sufi comincia sempre con un cammino di purificazione. Noi tutti abbiamo bisogno di purificarci. Io dico sempre, noi purtroppo, come abbiamo detto prima, religione di Abramo, abbiamo commesso tutti troppa violenza. Non c'è una storia libera da violenza. Se noi non sradichiamo la violenza dalla nostra cultura, cominciando dalla nostra storia, non sarà difficile avere una vera riforma dell'Islam. Grazie Padre Giuseppe, grazie davvero, speriamo di poterci rivedere perché dobbiamo parlare ancora tanto di queste cose senza farci rintronare dagli ignoranti, ma dalle persone istruite e sapienti come lei. Grazie. Concludiamo oggi con un ricordo molto personale e caro, perché voi non sapete com'è fatta davvero la TV, perché la TV è una nave, una grande nave da crociera con tanti ponti, un sacco di gente che ci lavora e che non si vede mai, non si vede neanche dietro le telecamere. Ruggero Penza, 42 anni, di Guidonia, stava nella sala macchine di questa nave che è TV 2000, che è il posto in cui si prende il nostro segnale e lo si lancia nell'etere, si chiama la messa in onda. E passa tutto da lì, passa dalla messa in onda. Sorridente, gentile e attento Ruggero, è morto ieri. Una preghiera per lui adesso che il segnale va a Lourdes e la terra gli si allieve.